Ciao a tutti, oggi prepareremo un pane con la farina Senatore Cappelli e completamente senza lievito. Infatti, per la lievitazione utilizzeremo il cremor tartaro. Iniziamo aprendo la farina. Mescolandola con il cremor tartaro. Aggiungiamo poi l'acqua frizzante. Come vi ho detto prima, circa mezzo litro. Dipende un po' dal tipo di farina che utilizzate. L'impasto dovrebbe risultare simile a una consistenza come un gelato, come il gelato quando lo togliete dalla vaschetta per servirlo nelle coppette. Aggiungete poi 4 o 5 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Io vado un po' ad occhio. Vedete, questa è la consistenza che dovrete ottenere. E aggiungiamo circa un cucchiaino di sale. Mescoliamo ancora. Aggiungiamo le noci. Questi sono un etto di noci. Fate in modo che si incorporino bene all'interno dell'impasto. Il vostro pane fondamentalmente è pronto. Come vedete, l'impasto è morbido, proprio come se fosse. Del gelato che torniamo dalla vaschetta. Potete cospargere il pane con alcune mandorle, scusate, con alcune mandorle. Questo è il risultato finale. Vi consiglio di lasciarlo raffreddare su una grata come questa, quella su cui lo avete cotto. Potete raffreddarlo, in seguito lo taglierete a fette e lo potrete congelare nel freezer di casa.